Ciao a tutti ragazzi, bentrovati sul mio canale. Come sempre, se non l'avete fatto ancora, iscrivetevi al canale, selezionate la campanella e mettete un bel like se questo video vi piace. L'iscrizione è gratuita, non si paga, quindi per voi non è niente di particolare, per me magari sono un numero in più per aumentare la visibilità e poter acquistare dei prodotti con cui poi fare le recensioni. Detto questo, andiamo a fare subito la recensione a questo prodotto che ho acquistato e che testeremo in questo contenuto. Artlist.io. Il prodotto in questione è questo qua, è un pannello solare portatile da 200 watt. Il pannello solare è diciamo il più economico che ho trovato in rete, il più economico perché l'ho pagato 111 euro e 200 watt di potenza. Ora andremo a vedere effettivamente le prestazioni. E l'ho acquistato in sostanza per evitare di tenere il camper è sempre sotto il sole, visto che il mio camper è un camper gas free, quindi è totalmente elettrico, però all'estate ovviamente, anche pur avendo oltre 900 watt di pannelli solari sopra, ho diciamo l'autonomia giusta e perfetta per quello che mi serve, però sono costretto a lasciare il camper al sole. Siccome vorrei tenere il camper magari anche parzialmente all'ombra, quando la trovo ovviamente, ho deciso di voler provare questo sistema, quindi utilizzare un pannello da 200 watt direzionale, che sappiamo bene 200 watt direzionati verso il sole tra i 38 gradi e i 45 gradi rendono molto di più di 400 watt in orizzontale sul nostro tetto. Quindi faremo questa prova e vedremo effettivamente di 200 watt, oggi che c'è un po' di sole, un bel po' di sole, andiamo a vedere le prestazioni effettive di questo pannello ad un'inclinazione discretamente ottimale. E in questo caso installerò questo pannello direttamente con questo tipo di attacco. Come vedete è un attacco tradizionale di ricarica a 220 volts per il nostro camper. Questa presa 220 verrà tolta e utilizzerò questo contenitore sostanzialmente per creare un adattatore e inserire due connettori MC4 all'interno, maschio e femmina, positivo e negativo, su cui poi andrò ad installare, aprendo il coperchio, i miei connettori del pannello, perché questo sistema qua sarà collegato ad un regolatore di carica apposito, un regolatore di carica ulteriore che va direttamente in batteria e caricherà le mie batterie per mezzo di questo pannello. Quindi farò un sistema proprio aggiuntivo a quello esistente, non miscelato, sempre per evitare che se una cosa si rompe un'altra cosa tecnicamente dovrebbe riuscire a funzionare. Quindi più diversifichiamo il nostro impianto, secondo me, e più opportunità abbiamo di non rimanere per strada magari durante quel mese di vacanza che aspettiamo tutto l'anno e poi magari ci viene rovinato da un regolatore di carica, da un alternatore, da una batteria o da qualsiasi cosa che potenzialmente potrebbe rompersi. Quindi andando diciamo a creare più alternative, eventualmente torneremo con un po' di magone, però la vacanza non ci si rovinerà. Quindi detto questo, andrò ad attivare i due MC4 all'interno di questo contenitore adattato proprio per questo sistema. Creerò due prolunghe, quindi ora andremo a vedere perché i cavi sono abbastanza corti. Creerò due prolunghe, di cui una molto corta per poter appoggiare questo, il pannello, nel lato dove si trova l'aggancio, e una coppia di cavi un po' più lunghi per andare a spostare questo pannello magari anche dalla parte opposta del camper nel momento in cui sarei obbligato a metterlo in un modo o in un altro. Ora però, detto questo, andiamo a vedere il pannello.
diciamo subito che a mio avviso il materiale sembra abbastanza buono, e anche, anche il contenitore è un contenitore molto robusto, da una parte praticamente è più rigido per usarlo come appoggio, ora lo vedremo. Questo è il pannello 200 watt, qui è specificato 200 watt. Come vediamo sono quattro sezioni, i connettori MC4 non sono lunghissimi, ma sono abbastanza lunghi da poter essere inseriti magari in una presa vicina come voglio fare io eventualmente. Sono quattro parti da 50 watt all'una per un totale di 200, così dicono, e ora le andremo a provare installandoli sul regolatore. E come potete vedere in questa situazione, quando il sole è molto basso stanno su da soli in questa inclinazione, in alternativa con la sua confezione, quindi questa si aprirà praticamente in questa maniera. Abbiamo una parte morbida e una parte rigida. Nella parte rigida abbiamo dei gancetti che ti danno in dotazione e sui quali poi andremo ad applicare il nostro pannello con una certa inclinazione. Questa è la parte rigida che farà da appoggio posteriore. E andremo ad applicarli in questa maniera. A questo punto lo incliniamo più o meno in maniera ottimale. In questa situazione vediamo che abbiamo il pannello solare con un'inclinazione abbastanza buona, poi più lo incliniamo diciamo nella parte bassa e più aumenterà l'incidenza con il sole. Cerchiamo di dare un'inclinazione buona e lo testiamo, vediamo quanti ampere ci regala questo pannello. Ok, andiamo a vedere in che modo alloggiare il contenitore che dicevo prima per gli MC4. Ecco fatto, dopo alcune considerazioni ho deciso di non forare nulla di questo, ma forerò questo, perché questa parte qua è praticamente la vecchia parte del frigorifero trivalente che io ho rifatto con un pezzo di PVC, quindi in questa maniera non vado a rovinare l'alluminio e non vado a rovinare nulla. Andrò ad inserire la presa direttamente in questo spazio che avevo già ricavato io e modificato io. Questa bocchetta di aspirazione è l'aspirazione dedicata all'impianto di riscaldamento del frigorifero. E ecco, siccome avevo già fatto tutte le modifiche del caso, non vado a rovinare ulteriormente la pannellatura originale, ma andrò ad applicarlo qua. Prendiamo la forma del taglio. Eccoci qua, questa sarà la posizione, ora l'aprirò e vedrò se dietro effettivamente c'è qualcosa che possa disturbare o no. I+IO. Questo è l'interno, nella parte questa qua posteriormente non c'è nulla che può dare problemi. Questo, vi dicevo, è il tubo che aspira tramite una ventola dalla zona questa quando è chiusa per far raffreddare tutto l'impianto elettrico e tirare fuori l'aria. Quindi andrò a fare un foro qua e lo applicherò direttamente qua. Dopodiché porterò i fili da qui a dove andrò a posizionare il regolatore, che a questo punto credo di metterlo proprio qua dentro visto che ho un po' più di spazio.
questo è il regolatore che andrò ad applicare per quei pannelli esterni, che andrò ad attivare e disattivare quando servirà, ovviamente. E per ora questo è temporaneo, perché questo praticamente è un regolatore che ovviamente non è MPPT come c'è scritto, è un regolatore cinese che avevo da tempo, e siccome ora ho solo questo e voglio solamente fare una prova, installerò per qualche giorno questo e poi invece dopo farò una recensione su un regolatore DS-Tech, come dicevo nell'ultimo video che ho fatto al salone del camper. Quindi questo verrà sostituito con un regolatore DS-Tech, sul quale poi faremo tutte le prove vere e proprie di acquisizione di ampere. Perché per quanto riguarda i pannelli, faremo le prove di acquisizione mettendoli in corto, quindi vedendo se il valore di ampere che dà la casa costruttrice corrisponda poi al valore effettivo dell'ingresso del flusso di elettroni all'interno del pannello. Artlist.io. Ecco qua, questo è il taglio finale e adesso applicherò del sigillante, lo inseriamo e metterò le quattro viti per fermare il tutto, almeno la parte dello sportello per ora è finita. Poi inserirò due MC30 qua dentro e troverò il modo di farle stare bene con una piastra o qualcosa, in modo da poterci poi inserire gli MC4 del pannello esterno. Togliamo l'eccedenza. Ovviamente sapete che il dito mignolo è fatto apposta per questo utilizzo, ci è stato concesso per fare questo. Ok, questo è il risultato finale. Dopo farò le sigillature intorno fatte bene. Per ora mi serve solo come ancoraggio e questo è il risultato. Qui ci andranno gli MC e con le connessioni. Andiamo avanti. Ok ragazzi, ho fatto. Adesso vediamo in quella posizione il sole praticamente sta là. Quindi ce l'ha praticamente di fronte. In questa posizione qua. Andiamo a vedere i valori di targa e vediamo quello che tira fuori. Allora, qua guardando l'etichetta possiamo vedere che sono 200 watt, ha un voltaggio massimo di 18,67 e una corrente di 10,78 A più o meno, ha una tensione di 18,56. Lo mettiamo in una posizione abbastanza congrua, che dovrebbe già essere questa. Adesso prendiamo la pinza amperometrica e vediamo l'amperaggio. Ok, ora prendiamo la pinza e andiamo a vedere il valore di cortocircuito di questi pannelli. Per fare questo metteremo in corto i nostri pannelli e poi li toglieremo immediatamente. Tenendoceli pochi secondi non creano problemi. Ovviamente non teneteceli tanto perché si brucierebbero. Andiamo a vedere. Prendo un pezzo di filo e lo uso per fare il corto. Andiamo a misurare qua l'amperaggio. Vediamo che amperaggio tira fuori. 6 ampere. 7 ampere,
Ok, in questo punto non creiamo ombra sui pannelli e andiamo a vedere il valore di cortocircuito. Vediamo 8 e 12, 8 e 12, 8 e 12, quindi più o meno ci siamo, quello di là un pochino più piegato, una media di 8, mettiamo 8 e 15, vediamo la tensione, così facciamo un rapporto. Abbiamo un 8 e 15 su una tensione di 20 volts, la danno per 10 ampere, quindi in realtà secondo me è efficace, quindi è congruo con i valori dichiarati dalla casa. Andiamo a collegarlo sul camper e vediamo insieme quello che ho fatto per poterli utilizzare. Come potete vedere, ci sono già dei cavi di prolunga. Questi sono dei cavi con MC4 intestati che ho già preparato. E questi cavi qua li utilizzerò per collegare i pannelli al camper quando dovrò spostare i pannelli lontano dal mezzo. In alternativa posso usare già i suoi tronchetti nel caso in cui dovrei appoggiare il pannello sul lato dove ho fatto l'impianto, e così da non usare proprio le prolunghe. Ma questo lo vediamo adesso. I pannelli sono esattamente qua. Questi sono i cavi. E ci spostiamo qui nella parte del collegamento. Come dicevo prima, ho praticamente realizzato in questo vano con questo coperchio l'attacco, che è fatto in questa maniera. Questo è l'attacco che ho realizzato e ho provveduto ad ancorare, diciamo, andrà sigillato. Questo è il dietro, quindi ho chiuso questa apertura e ci ho collegato passanti degli MC4, a cui però ho rimosso le linguette di sicurezza perché poi diventa scomodo da sganciare. Come sapete, gli MC4 sono un po' rognosi da togliere, da mettere si mettono subito, ma per toglierli, visto che è una cosa che diciamo è mobile, deve essere comodo, quindi ho rimosso solamente i gancettini in modo da poter inserire o disinserire o staccare facilmente. In questa situazione qua noi ci troveremo, io mi troverò questi che sono le prolunghe, in questo caso perché il sole ce l'ho dietro. Se fosse stato qua non servivano i cavi di prolunga. Vado ad inserire uno e due, e a questo punto andremo a vedere il regolatore. Ovviamente, come dicevo prima, questa è una cinesata pazzesca, però in realtà mi dà 7 ampere, mi dà una carica di 7 ampere, mentre il valore cortocircuito prima valeva 8,15, 8,16, quindi con un MPPT sicuramente arriveremo a 10 ampere, 9 ampere, 9, 10 ampere, che sono poi i valori di targa in realtà, quindi è anche attendibile con i valori, diciamo, di targa del pannello. E niente, questo sta caricando 7 A. Ora chiudiamo lo sportello e vediamo al lavoro ultimato come è avvenuto. Questo è il risultato finale. Questa qua è l'estetica di come si presenta il tutto. E una volta aperto lo sportellino, ci andiamo ad inserire i nostri connettori semplicemente con i gancetti tolti per evitare di forzare troppo durante la... E adesso è operativo. Questo si può lasciare così. E in questa situazione qua, diciamo, stiamo caricando tramite i pannelli solari esterni, quindi il mezzo potrebbe stare all'ombra. I pannelli hanno 9 o 10 metri di cavo, quindi me li sposto dove voglio. Nel momento in cui lo tolgo, faccio questo e automaticamente tutto il sistema torna a funzionare normalmente. E considerazioni finali, secondo me
questo pannello vale veramente tutti i 111 euro che l'ho pagato, perché in realtà con un valore di cortocircuito di 8-9 ampere quasi, poi il pannello era caldo, perché il pannello io lo lasciavo tutto il giorno al sole, quindi in effetti era meglio fare una prova appena messo al sole per vedere effettivamente che la temperatura non incidesse, perché oggi è una giornata potentissima, cioè stranamente siamo a ottobre ma non ci si sta al sole, cioè ti cuoce. Quindi sicuramente anche la temperatura ha influito. Il valore di fabbrica sono 10 ampere e qualcosa, ne abbiamo rilevati quasi 9 alla fine, e quindi con tutto che ecco, il pannello è stato tutto il giorno al sole, in effetti secondo me vale molto la spesa. Quindi se vi è piaciuto questo video mettete un like, se vi piace i miei contenuti iscrivetevi al canale e se volete le novità selezionate la campanella. Io con questo vi saluto, ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti ragazzi! Music licensing reimagined. Artlist.io.